Ma diciamo che loro giocavano molto con il loro play, Peterman, e non riuscivamo a coprire la palla. È chiaro che facevano un buon gioco, poi alla lunga siamo venuti anche noi, comunque loro perdevano palle e noi con le ripartenze siamo devastanti, quindi secondo me abbiamo meritato la vittoria. Senti, si parlava molto dell'assenza di Amadio, paradossalmente senza Amadio sono arrivate due vittorie, anche se poi è un'assenza che è pesata nella gestione del gioco, Ah, sia col Prato sia oggi. io penso che sia il giocatore più importante che ci abbiamo su sta squadra. È chiaro che ci abbiamo fatto bene oggi, comunque abbiamo vinto con lui, possiamo fare ancora meglio. È un giocatore che io stimo molto e che la squadra non vede l'ora di averlo. Sì, hai giocato davvero una gran bella partita, soprattutto in crescendo. Sì, oggi mi sentivo meglio rispetto alle ultime due apparizioni con la Maceratese e il Prato. È chiaro che io quando sto bene le cose comunque le provo e se mi riescono poi prendo fiducia. Quindi spero di continuare insieme alla squadra a fare un buon campionato. Sperate in qualche restituzione insomma, di qualche punto. Ah, Può essere un'iniezione di fiducia almeno. è chiaro che chi c'era l'anno scorso a noi ci hanno tolto tanto, quindi se ci vogliono fare un regalo o qualcosa, non lo so. Però non ci aspettiamo più niente da nessuno per come ci hanno trattato. È chiaro che noi abbiamo adesso 7 punti, senza la penalizzazione ne avremmo 13, però dobbiamo far finta che, cioè, purtroppo è così, abbiamo 7 punti, quindi non dobbiamo contare su quello che può ridarci appunto il CONI, quindi continuare diciamo già da domenica a cercare di fare risultati. La Canarese penso che sia, a mio parere, la squadra più forte del campionato. Giocatori importanti a centrocampo e in attacco, quindi sarà una battaglia.